Ragazzi, come molto, molto probabilmente molti di voi sapranno, colpaccio dell'Atalanta che soffia in extremis all'Inter. Gianluca Scamacca, il talento di scuola anche romanista, ragazzo di Fidene, l'Atalanta si assicura le prestazioni di Scamacca per 24 milioni, 25 milioni, scusate, più 4 milioni di bonus, quindi diciamo 29 milioni complessivi, sono bonus facilmente raggiungibili, e più il 10% sulla futura rivendita, che potrebbe essere, molto probabilmente sarà un buon colpo anche quello, perché il West Ham incasserà un 10% sulla cessione di un giocatore che, se tutto va come deve andare, fra qualche anno varrà molto di più. Onestamente, non mi sembra proprio una cifra esagerata assolutamente per Scamacca, considerando l'età, le potenzialità, il fatto che è comunque un giocatore nel giro della nazionale. Però l'Atalanta, che ha venduto, come sapete, Højlund, il danese Højlund, per 75 milioni più 10 di bonus al Manchester United, naturalmente in questo momento reinveste parte di questi soldi con intelligenza su un uomo che a Bergamo ti troverà veramente nelle migliori condizioni di esprimersi. È andato male in Premier League Scamacca anche a causa di infortuni, ma anche prima, diciamo che la sua squadra poi non è che fosse una grande squadra. Voleva tornare in Italia, voleva la Roma, parliamoci chiaro. È di Roma, ha fatto la primavera della Roma. Dove deve andare Scamacca? È chiaro che Scamacca strizza l'occhio alla Roma. E invece non arriva. Non arriva, e l'Atalanta, con grande furbizia, con grande abilità, è riuscita anche a scavalcare l'Inter di poco, perché comunque i bonus promessi dall'Inter erano meno raggiungibili, erano più complicati rispetto a quelli dell'Atalanta. Quindi il West Ham si è fatto due conti. Scamacca sa che Gasperini è un allenatore che è molto bravo a rilanciare giocatori un po' spenti, un po' in fase calante, anche a valorizzare i giovani, quindi probabilmente anche il suo procuratore lo ha consigliato di accettare questa proposta. Però lasciatemi dire che io, sapere che non è che fossi uno di quelli che spingeva molto per Scamacca, perché mi convinceva fino a un certo punto. C'era un giocatore che secondo me poteva fare bene nella Roma, poteva fare anche male. Non riesco ancora ad inquadrare molto bene, perché io forse non l'ho neanche visto giocare spesso. Però nelle partite in cui l'ho visto in nazionale, che ha 11 presenze e 0 gol, questo la porta non l'ha vista mai, quindi ho un po' di perplessità. Però il fatto che una società come la Roma, che punta apertamente a cercare di rientrare in Champions, con un allenatore come Mourinho, con giocatori importanti in rosa come Dybala, Matic, con un pubblico meraviglioso, punta Scamacca, che te dice: sì, certo che ci voglio venire a Roma, è casa mia, figuriamoci, e non riesce a mettere a segno questo colpo, è un segno secondo me di grandissima debolezza, perché non si fa il calciomercato così. Cioè, tu quando fai il calciomercato devi mettere nel mirino dei nomi fin dall'inizio su cui tu vuoi assolutamente andare a chiudere. Non si può fare sempre questo giochino di cercare di recuperare 2-3 milioni di qua, 2-3 milioni di là. Cioè, io vi dico questo, per esempio: se io devo vendere Gonzalo Villar per 1,5 milioni, che è quello che è successo, ma io Gonzalo Villar me lo tengo in rosa. Ma 1,5 milioni sono briciole, ragazzi, in questo calcio miliardario, nonostante la crisi che c'è. 1,5 milioni, accidenti, abbiamo fatto 3,5 milioni con Reynolds al Westerlo. Sono le operazioni che non capisco, come non capisco anche i 200.000 euro per il giovane Cassano, che sono delle briciole, quindi non si capisce perché perde il cartellino del giocatore per cifre così basse. Quindi sono tante cose che non capisco. La Roma pare che sia andata su Arnautovic barra questo Marcos Leonardo,
Al Santos lavora Paolo Roberto Falcao, che sta trattando con la Roma, ma naturalmente lavorando per il Santos va agli interessi del Santos. Ma sinceramente è un nome che nessuno si aspettava e nonostante questo si fa fatica a chiudere anche per questo ragazzo e quindi sinceramente io non riesco proprio a capire dove stiamo andando a parare. Mi auguro se non altro che nei prossimi giorni si possa chiudere per Renato Sanchez, ma il portoghese Renato Sanchez, che se non altro, essendo portoghese, non avrà alcun problema anche proprio di lingua a capirsi con Mourinho, quindi in pochissimi giorni può essere indottrinato nel modo giusto, perché nel calcio moderno non lo dice mai nessuno, però il problema della lingua esiste, perché sei in uno spogliatoio dove c'hai 20 giocatori che parlano 12-13 lingue diverse, quindi anche essere certi di essere ben capito con rapidità, con efficacia, con correttezza da un giocatore è già un vantaggio. Quindi uno come Renato Sanchez si può inserire sotto questo profilo bene, può capire bene le idee di Mourinho, come invece Gianluca Scamacca si poteva inserire molto bene nella Roma conoscendo perfettamente l'ambiente di Trigoria, la città e tutto quanto. Quindi era un profilo che sotto questo punto di vista andava molto bene, quindi non lo so, sospendiamo il giudizio perché sono giorni difficili per i tifosi della Roma perché abbiamo proprio la percezione di una debolezza che non comprendiamo perché è vero che i Friedkin in questi 2 anni hanno messo dentro la Roma 800 milioni di euro e passa di tasca loro e li ringraziamo, però vi invito anche a riflettere su questo, che questi 800 milioni non è che sono stati dilapidati. Rientreranno nelle tasche dei Friedkin al momento della cessione della società, quando sarà con fior di interessi, nel senso che voi capite che la Roma è una società che vale un sacco di soldi nonostante tutti i debiti che ha, per evidenti ragioni di nome, di marchio, di storia, di tifoseria, eccetera, eccetera. Quindi gli 800 milioni che loro hanno tirato fuori in quanto li avevano, perché i Friedkin ce l'hanno i soldi, stanno lì, ma poi ritorneranno al mittente, quindi io vorrei vedere una proprietà che fa una follia alla Sensi, che di tasca sua tira fuori in questo momento 50 milioni di euro e te mette un grosso centravanti in questa squadra che tutto sommato poi con dei giocatori molto forti potrebbe anche fare bene se fosse appunto potenziata con dei giocatori però molto forti, non con Christensen, Guerrero, Dica, lo stesso Aguar, gente che è tutta da decifrare. Quindi io mi auguro che i Friedkin ci facciano soprattutto capire a che gioco stanno giocando, dove vogliono arrivare, perché questo calciomercato di questa estate è particolarmente deludente, ma del resto è stato deludente anche il calciomercato, se andiamo a guardare, invernale di quest'anno quando sono arrivati giocatori come Solbakken, che poi alla fine non è neanche pronto per giocare, e buono Diego Llorente, ma è un po' troppo poco. Insomma, la Roma direi che merita molto di più, ragazzi.